Salve a tutti, come da titolo oggi parliamo di Pio 3D, rinato come Pio 4K. Pio ha cancellato il suo vecchio canale e ne ha fatto uno nuovo. Mi sono confrontato per molto tempo con Pio in merito a questa faccenda, su come amministrare un canale YouTube, come farlo funzionare. Lui da 3 anni, 4 a questa parte, ha cominciato a fare poche views e questo fa scaturire tutto l'argomento di cui parleremo oggi. Lui ha dato spesso la colpa ai feed, ai vari YouTuber amici suoi che non l'hanno condiviso, ha spesso dato la colpa a vari fattori, fattori esterni, come i bug ad esempio. Insomma, la colpa spesso o era di Google o della gente che ormai seguiva canali di massa o di chi non condivideva i video. In realtà Pio ha fatto un esperimento molto interessante che mi permette di dargli ragione su delle cose. Il suo canale faceva una media di 5.000-6.000 views a video. E lui contava circa 135.000 iscritti. Un canale vecchio di 10 anni con un'utenza vecchia. Pio gode di una forte fidelizzazione perché comunque ha un suo seguito e perché questo nuovo canale appena aperto gli ha già fatto 6.000 iscritti, che non è male. Si sta avvicinando ai 10.000 iscritti e il suo tasto community presto sarà attivo ed è una gran cosa. E fa nei suoi video attualmente dalle 2.000 alle 4.000 views a video, più o meno. Però lì siamo. E questo ci dice molto. Se un canale appena aperto gli fa più o meno le stesse views dei suoi iscritti, è una cosa grandiosa. Ma quando il suo vecchio canale gli faceva 4.000-6.000 views, era un gran danno. Sono un amico di Pio, è inutile negarlo e non si può nascondere questa cosa. Ed è proprio per questo che ho osservato il fenomeno dall'interno e ho una mia considerazione. Io credo che agli amici fai del bene quando gli dici la verità in faccia, quando esponi un punto di vista per il loro bene senza avere paura. Lui lo sa, io ho creduto spesso che la colpa dei video di Pio è che fossero incoerenti. C'è stato un periodo dove voleva fare un video al giorno, gli argomenti erano dubbi, non c'era una qualità, non c'era la sua impronta, la sua impostazione. Per un po' ha pensato che fosse il caso di fare video virali, tipo tagliare con la lama incandescente, la Coca-Cola, quei video troll, mi sono tinto i capelli di blu ma poi aveva la parrucca. Video che non hanno fatto altro che far perdere la fidelizzazione di quei pochi iscritti rimasti fedeli. L'antitesi di un Marco Merrino, cioè uno che fa uscire un video una volta ogni tanto, ma che ha un pubblico così affezionato, fidelizzato e fiducioso del video che uscirà perché Marco non delude mai. È un po' come i film della Disney. Quando esce un video di Marco è un lavoro incredibile ed è sempre qualità garantita. Quel video gli fa praticamente le views che hanno i suoi iscritti, cioè 300.000, lui ha 400.000 iscritti, quando fanno 300.000 views quei video vanno in tendenza subito. È un evento ogni volta che esce un video di Marco. Per farla breve, Pio ha fatto l'opposto. Per tanto tempo si è svenduto, non ha capito bene cosa fare, è diventato un canale troppo misto, non si capiva più, c'erano le parodie, c'erano le web series, c'erano i vlog, c'era la I Love You Haters. Adesso Pio ha deciso in maniera coerente di caricare solo alcune vecchie web series, scelta che non condivido, però alla fine vedremo, e gli I Love You Haters e le parodie. Pio è famoso per le parodie, è nato per fare quello, e quello sa fare perché lo fa con una qualità eccellente. Ognuno di noi è predisposto a un contenuto. C'è chi è predisposto a fare video di qualità, c'è chi è predisposto a fare video di massa, chi a fare video commerciali, chi video sul trend del momento, chi è Dorian B, che è una cosa a parte. Pio non è fatto per quel tipo di video, video banali, beceri, usa e getta. Pio ha un grande talento nei visual effect, nel fare appunto effetti speciali, grafiche, modellazioni 3D, e lui deve fare quello. Con quello ci emoziona, quando lui riesce a trasporre un programma televisivo in parodia e lo fa molto bene, quando lui fa gli I Love You Haters con i cameo, con gli effetti speciali che rendono tutto più dinamico. Quindi a Pio io faccio un augurio per il nuovo canale e la morale di questo video, nonché il messaggio, è che forse veramente aveva ragione Pio. Pio mi ha spiegato che c'è la possibilità che con i suoi precedenti video nel vecchio canale, fra bestemmie e parolacce, il suo canale sia finito in una specie di blacklist che ha limitato le views. Lui non si lamenterà più di questa cosa, è una cosa che io sto volendo dire. Però è vero anche che adesso che ha rifatto il nuovo canale, le views sono giuste, sono proporzionali ai suoi iscritti. E io spero che Pio possa rinascere, perché è uno dei canali che devo essere di parte, io non mi nascondo. Mi ha aiutato moltissimo. Ha fatto davvero community, non come tanti altri. L'ha fatto con me, l'ha fatto con canali piccoli e grandi. Indubbiamente, che gli si voglia bene o meno, Pio ha fatto parte della vita di molti YouTuber e ha lasciato il segno e sicuramente anche un ricordo positivo.
in fondo, anche a chi non si è trovato bene con lui, però alla fine si sa che Pio è una brava persona, è buona e tende ad aiutare tutti. E io oggi sono felice di poter dire di essere suo amico, perché col tempo mi sono ritrovato a capire chi è davvero Pio. E il suo unico errore è l'insicurezza, a volte la paura, il panico di non fare le cose giuste. Adesso ce la farà. È arrivato il suo momento e io spero che lui possa portare a termine tutto con coerenza e che questo canale sia una rinascita, anche perché io lo vengo a prendere a calci nel culo fino a Frascati se lui ridistrugge il canale, si mette a fare parolacce, il personaggio del romanaccio e si mette di nuovo a magari fare delle bestemmie o magari non proprio quello, ma a fare video di cui tu non capisci il senso e finisci per disaffezionarti al canale. Quindi Pio, mi raccomando, parodie I love you haters. Ciao ragazzi, sono Pio3D e vi invito a iscrivervi al mio nuovo canale. Perché il mio nuovo canale? Ovviamente ci sono stati dei problemi che non sto qui ad elencare, ma il problema più grande ero io stesso. Spesso infatti creavo video incoerenti per il mio canale, video con qualche parolaccia, video dove mi lamentavo della community, e questo mi faceva allontanare, oltre che dai miei iscritti, anche dai miei colleghi, e ovviamente anche dal mio modo di lavorare su YouTube. Ho deciso infatti di creare un nuovo canale ripartendo da zero e creare una nuova fanbase. In questi giorni, per ora, ricaricherò tutti i vecchi video, ovvero parodie, Love You Haters e tante altre serie che secondo me sono piaciute al pubblico, con una leggera modifica. Tolgo quelle parolacce un po' troppo spinte, qualche riferimento a qualcosa che secondo voi può dar fastidio, così da avvicinare sia il nuovo pubblico che quello vecchio. Appuntamento alle 14 e alle 19, quindi due video al giorno. Inutile dire che in questo periodo sto realizzando anche nuovi video, quindi che dire, vi aspetto al mio nuovo canale. Secondo. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete quelle cose lì e guardate i video precedenti in sottofondo mentre fate altro. L'importante è il watch time, ragazzi, o il listen time in questo caso. Al prossimo video.